Buongiorno a tutti da nonna Stefania. Stamani vi faccio vedere come montare gli albumi a neve. Allora, innanzitutto una piccola indicazione tecnica. Il Cuisine Companion può montare contemporaneamente fino a 7 albumi. Di più, probabilmente, se sono ben montati, non entrano all'interno della pentola. E io parto oggi, per rendermi le cose un pochettino più difficoltose, questi sono 4 albumi. E sono freddi di frigo, non so se si vede la patina sopra al contenitore. E poi, per aiutarmi a montarli, utilizzerò, queste sono proprio 2 gocce di limone, non so se si riesce a vederle, perché ho letto un interessante articolo che spiega che il sale in realtà non aiuta a montare gli albumi, quindi voglio provare con 2 gocce di limone. Per montare si utilizza l'accessorio per montare, la farfalla o comunque che la vogliate chiamare, e prima gli albumi li scalderò per qualche minuto. Secondo me il bello di avere un oggetto come il Cuisine Companion è proprio il fatto di sfruttarlo in tutte le sue potenzialità. Gli albumi, mi raccomando, non devono avere tracce di tuorlo, e la pentola e l'accessorio per montare devono essere sgrassatissimi, perché il nemico che non fa montare gli albumi, più che gli albumi freddi, è l'eventuale grasso che c'è all'interno della pentola. Qualcuno dice di pulirla con l'aceto. Allora, per scaldarli io li metto a 40 gradi e li faccio andare per un 3 minuti, girando ovviamente, in maniera da alzare la temperatura. Ora lo faccio partire e poi ci rivediamo dopo i 3 minuti. Il tappo non è necessario in questo caso. Ha appena finito di scaldare, quindi aggiungo il limone, ve lo faccio vedere dal non so se si vedrà, perché sono effettivamente 2 gocce, letteralmente 3, vabbè, 3 gocce in tutto, e facciamo partire il montaggio delle uova. Allora, intanto si resetta, la velocità è velocità 7. Io le monto di solito per una decina di minuti. Ora non vi faccio vedere 10 minuti di ripresa, stoppo la registrazione e ogni 2-3 minuti vi faccio vedere la differenza su come sta montando. A tra poco. Sono trascorsi 2 minuti e mezzo circa, questo è il livello di montaggio dopo 2 minuti e mezzo. Penso si veda già la ciambella bianca che ha già fatto l'albume. Andiamo avanti, ci rivediamo fra un paio di minuti. Sono passati 5 minuti e mezzo, in realtà credo che lo fermerò prima, perché non so se riuscite a vederlo, ormai praticamente si è riempito di albume montato. Io di solito i 10 minuti li uso per 6 albumi, si vede che per 4 montano un po' più velocemente. Comunque lo mandiamo avanti eventualmente fino ai 10 che vi ho detto, così vediamo qual è il risultato finale. Mancano poco meno di 2 minuti, io ve lo fermo adesso perché penso che più di così non si riuscirebbe a montarle comunque. Quindi lo fermo, ci abbiamo messo quindi 8 minuti e mezzo, e
questi sono i quattro albumi che avete visto inserire fino a qualche minuto fa. Questo è il risultato. Direi che sono abbastanza montati. Sul fondo non ci sono residui. In un prossimo video, magari, visto che è un argomento molto controverso, vi spiego poi come montare la panna montata, che in realtà ha dei tempi molto diversi a seconda del tipo di panna che si sta montando. Vi farò anche l'esempio di arrivare fino al burro, così tutte le lavorazioni con la panna le vediamo. Io probabilmente questa ora me la metto in frigo, dopo la rilavoro con un po' di zucchero e magari ci faccio una bella pavlova, così sfrutto anche la panna che vado a montare nel prossimo video. Per ora è tutto, un saluto da nonna Stefania, ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!